Ok, ricominciamo con sempre con The Whisperer in the Darkness, colui che sussurrava nelle tenebre. Allora, ero rimasto sempre a sì, la temperatura è un po' calata, ma non abbastanza da farmi rimettere la canottiera. Mi spiace, anche se senz'altro adesso si respira, se sta meglio o meglio, comunque sto bene così. Allora, ero rimasto appunto al punto in cui, dopo che Wilmer ha letto la lettera di Akeley, sul momento è scettico, no? Però comunque si stabilisce un rapporto epistolare, perché anche se appunto all'inizio Wilmer non crede a questa storia degli alieni, comunque non pensa che Akeley sia matto, no? Cioè, c'è qualcosa nel tono della lettera che diceva probabilmente ha preso solo un abbaglio, no? Dice, non è matto, ma ha malinterpretato qualcosa che oggettivamente è molto strano e che va indagato razionalmente, no? Per cui magari sì, è suggestionato, ha fatto di vivere così solo in questa fattoria in mezzo ai boschi, magari dice c'è un pazzo che va in giro per il bosco e magari parla di notte e lui sente la voce di sto pazzo vagabondo degenerato, no? Immagina forme di degenerazione, di follia, tipiche poi di questi racconti di Lovecraft, no? Individui rimasti isolati dalla civiltà, spazzatura bianca o di vario genere che degenerano. Cosa pensa? Cioè, sì, c'è qualcosa di strano, andiamo a indagare, no? Cioè, andiamo avanti con questa storia. Akeley non deve essere matto, ma semplicemente così si lascia andare un po'. Speculazione un po' troppo fantasiosa. Allora, Akeley gli manda delle foto, no? Che non può mandargli le foto dei Migo perché, cioè, anche se appunto sono stati recuperati dei corpi a volte dalle acque, si è provati a fotografarli. Comunque non, nella pellicola non compaiono, no? Perché la loro natura ultradimensionale, in parte ultradimensionale, evidentemente non permette alle pellicole di impressionarli, no? Che poi, curiosità, in questo racconto, nel racconto, queste creature compaiono agli occhi degli uomini, ma non compaiono nelle macchine fotografiche. Normalmente, se voi vedete anche su YouTube le storie di esseri di vario tipo, fantasmi, presenze, diciamo, no? Sono innumerevoli i casi, presunti casi, di fotografie e pellicole in cui compaiono persone o creature che non dovrebbero esserci, cioè nella pellicola, perché le persone che hanno fatto le fotografie non le hanno viste, no? Però compaiono invece nella pellicola, cioè esseri che compaiono alla pellicola, ma non alle persone protagoniste. Uno potrebbe dire: cos'hanno queste macchine fotografiche che funzionano meglio dei nostri occhi, no? Normalmente nei racconti dell'orrore, di fantascienza, gli esseri, o di fantascienza dell'orrore, avviene il contrario, no? Perché le macchine fotografiche, appunto, non sono ingannevoli, cioè le macchine non possono essere ingannate. Ecco, per esempio, cioè, mi ricordo un racconto che aveva un che di Lovecraftiano, no? Di esseri che rettiloidi mostruosi, a metà strada appunto fra uomini, donne e lucertole, anzi, sembravano essere di sesso femminile per lo più.
Gorgoni, no? Si nascondevano gli esseri umani con i loro poteri ipnotici, telepatico-ipnotici, per cui le persone credevano di vedere esseri normali, esseri umani normali, mentre in realtà erano mostri alieni, di origine aliena, che vivono sulla Terra da tanto tempo mescolati agli esseri umani. E le macchine fotografiche, non potendo essere ipnotizzate, ritraevano proprio ciò che vedevano. Allora, piccolo parentesi, diciamo, sulle speculazioni nel mondo del fantastico, per cui a rigore di logica, appunto, queste se davvero, no? Poniamo, ammesso e non concesso, che tutte queste fotografie non sono sbagli o fotomontaggi o altro, ecco. Allora si dovrebbe ritenere che effettivamente è così, no? Cioè che ci sono degli esseri accanto a noi in qualche modo che nascondono la loro presenza, influenzando le nostre menti senza che noi ce ne accorgiamo. Però quando gli capita di fronte lo scatto di una macchina fotografica non ci possono fare niente e finiscono impressi sulla macchina fotografica, no? A meno che non siano loro a voler imprimere la pellicola con qualche loro potere mentale. Allora, ritorniamo alle speculazioni del racconto. Akeley manda a Wilmer le fotografie delle impronte della pietra nera, di tutte le tracce lasciate e dei luoghi in cui è avvenuto tutto questo, dei cerchi di pietre dove compaiono le impronte, via dicendo, che sembrano delle pinze. Poco per volta Wilmer si comincia a convincersi che ci sia effettivamente qualcosa di vero, cioè che si tratti di presenze aliene. A un certo punto gli fa anche sentire una registrazione, cioè a modo di mandargli un rullo con una registrazione delle voci. E vengono dette delle cose dentro, cioè si sente questa voce ronzante che dice delle cose molto rivelatrici, no? E mi sottoponeva a lunghe trascrizioni di parole udite sotto gli alberi nel cuore della notte. Mi descriveva minuziosamente le mostruose forme rosee, interviste fra le macchie al crepuscolo e concludeva con un terrificante resoconto cosmico in cui adoperava un tempo la sua profonda erudizione e le frasi stravaganti della sedicente spia dei mostri che si era ammazzata in un accesso di follia. Lessi nomi e parole, cioè allude a quello, no? Quello che era stato detto precedentemente nella lettera che Akeley sosteneva di aver conosciuto una delle spie, malgré lui, no? Cioè malgrado lui, delle spie degli alieni che in realtà sarebbero persone condizionate psicologicamente a svolgere i compiti assegnatogli dai loro padroni, no? Che alla fine questa spia si sarebbe, dopo aver confessato appunto di essere un agente degli alieni, si sarebbe suicidato, no? Per potersi liberare di questa schiavitù. Lessi nomi e parole che avevo già sentito altrove e che sapevo riferirsi ai misteri più orridi. Yugot, il grande Cthulhu, Tsatogwa, Yog-Sothoth, R'lyeh, Nyarlathotep, Azathoth, Astur, Yan, Leng, il lago di Hali, Beth-Mura, il segno giallo, Lemur-Cathulos, Bran e il Magnum innominandum, il grande che non deve essere nominato. Fui condotto in mondi estranei al nostro, di cui l'autore del Necronomicon aveva vagamente intuito l'esistenza.
presi conoscenza degli abissi della vita originale, delle diverse correnti che ne derivano e, finalmente, di una mostruosa mescolanza che si era prodotta tra quelle correnti e un ulteriore abominio venuto dall'esterno. Appunto, si rende conto a un certo punto, Wilmarth, che ci sono dei collegamenti con il Necronomicon, cioè questi esseri alieni bisbigliano nella notte delle cose che riguardano il Necronomicon. Si passa dal mondo della scienza, della speculazione scientifica, a quello della stregoneria. E di nuovo ricomincia l'allusione appunto a Al-Azif, il frenire degli insetti di notte, che è in realtà la voce dei demoni, che sarebbe appunto il titolo originario del Necronomicon datogli dal suo autore Abdullah Lazaret. E quindi l'allusione appunto che i Migo in realtà non siano stati altro forse che coloro che hanno suggerito, insegnato a Abdullah Lazaret il Necronomicon, perché a questo punto viene da pensare, come ha scritto Abdullah Lazaret il suo libro, perché l'ha intitolato Al-Azif, la voce dei demoni notturni che assomiglia al frenire degli insetti? Forse perché appunto l'ha ascoltato da quello che forse anche lui è stato una delle persone coinvolte in questo studio, no? Questo studio degli alieni sugli esseri umani, che alla fine, dopo appunto, al di là degli interessi scientifici, hanno anche un interesse che va oltre la scienza, no? Perché i Migo hanno anch'essi contatti con il grande Cthulhu, con gli antichi, Nyarlathotep, Azathoth, Yog-Sothoth, no? E anch'essi si trovano, cioè non sono semplicemente scienziati, sono anche stregoni, no? E forse sono stati loro la vera origine della stregoneria sulla Terra. E infatti, più in avanti, no? Man mano che il rapporto epistolare continua, vengono fuori tutta un'altra serie di allusioni. Quella registrazione era stata effettuata verso l'una del mattino, il 1 maggio 1915, data non casuale, 1 maggio, calendario di maggio, notte di Walpurga, Walpurgis Nacht, no, in tedesco, la famosa notte di Walpurga, in gaelico Beltane, la festa di Beltane, la festa pagana per eccellenza. Vicino all'ingresso chiuso di una caverna, nella zona in cui i dirupi occidentali della Montagna Nera scendono verso la palude di lì. Quel luogo era stato sempre infestato da strane voci. Appunto perché si aspettava dei risultati, Eichli si era portato dietro il dittafono, il fonografo e il rullo. Le precedenti esperienze gli avevano insegnato che la vigilia del 1 maggio, l'orrenda notte del sabba delle leggende demoniache d'Europa, non la chiama col suo nome più noto, appunto la notte di Walpurga, sarebbe stato un giorno più propizio degli altri. Non fu deluso. Tuttavia c'è da notare che in quel luogo non udì mai più nulla. Cioè, evidentemente questi hanno mangiato la foglia e hanno detto questo qua continua a ficcare il naso. Riferisce ciò che si sente nella registrazione, lo riproduco qui sotto integralmente così come lo ricordo. Sono certo di conoscerlo a memoria, poiché ne ho letto la trascrizione, ascoltato la registrazione un numero incredibile di volte. Non è cosa che si dimentichi facilmente. Rumori confusi, voce di uomo colto. È il signore della foresta fino a puntini puntini, e i doni degli uomini di Leng, puntini puntini, dagli abissi della notte fino alle voragini dello spazio, e dalle voragini dello spazio agli abissi della notte, che risuonino per sempre le lodi del grande Cthulhu, di Tsatogwa e di colui che non si deve nominare, il Magnum innominandum, appunto. Che risuonino per sempre le loro lodi e che sia concessa l'abbondanza al capro nero delle foreste, Yah Shub-Niggurath, il capro.
appunto il dio Caprone degli antichi culti stregonici, da che a suo tempo gli studiosi hanno identificato sia con il gran dio Pan, no? E anche lì si ritorna, oppure a Dioniso. E qui devo chiudere, scusate, arrivederci.